Sì, pronto. Chi è? Ah, sì, sì, va bene, va bene. Passamelo, passamelo. Ah, buongiorno. Ma no, 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 non mi disturbi affatto. Ah, sì. Sì, sì, stai tranquillo. Accidenti, ma lo sai che ore sono? Ti avevo detto di svegliarmi alle 6:30, no? Se c'è una cosa che detesto, non ti preoccupare, tutto bene. E poi ormai è troppo tardi, ti odio. Ah, sì, sì, per me va benissimo. Ma che faccio? Sembro un fantasma. Però a Montecitorio, eh? Sì, preferisco che venga tu da me, se non ti dispiace. Ok, d'accordo, a più tardi. Perfetto, sei rimasto anche senza dentifricio. Tesoro, che cosa succede? Lo sai che voglio essere a casa alle 7, ma tu non hai messo la sveglia. L'hai fatta apposta, scommetto. Sei il solito egoista, il solito schifoso egoista. Scusa, siamo venuti a letto alle 2. Io poi stamattina non ho neanche impegni alla camera, quindi pensavo che avremmo anche potuto... Dei tuoi impegni di politico me ne sbatto. Se permetti, ai miei che penso. Ginevra si sveglia alle 7:30 e voglio che mi trovi in casa. Tutte le mattine alle 8 Alberto, comunque sia, mi chiama. E anche se di certo non mi rimprovera, io voglio che mi trovi a casa al mio posto di madre. Che matrimonio esemplare. In giro alle 9 del mattino in abito da sera, mi prenderanno per una pazza o una mignotta. Perché alle 7 che cosa cambiava? Non respirare. Ecco. Pronta. Ah, ce l'hai fatta. Ti ricordi di chiamare il presidente, eh? È lui che deve chiamare me da Milano per confermarmi l'incontro di stasera. Arrivo a casa appena in tempo. Lo vedi? Io lavoro per te e tu invece te ne stai a poltrire a letto. Abbi almeno la carineria di darmi l'autista. E va bene, prenditi pure il mio autista. Ciao. Amore. Però rimandamelo subito, capito? Sì, boss. Contessa? Quando dormo qui deve svegliarmi alle 6:30. Gliel'ho già detto 20 volte. Non intendo ripeterla ancora. È il suo mestiere. Sì, mi fa... Ah, la borsa. È sul tavolo, contessa. Sono mica cieca. Sì, contessa. E voglio anche che mi porti un caffè caldo, capito? Va bene, contessa. Buongiorno, contessa. Buongiorno, cazzo.